Siamo arrivati alla fine di questo secondo ciclo di Civiltà Rurale, una serie di 20 puntate che ci hanno accompagnato e che vi hanno accompagnato ormai già da 3 mesi e oltre. Siamo con lo staff, il direttorio di Civiltà Rurale, con il presidente, tutti i collaboratori, tutti i dirigenti, per tracciare un piccolo bilancio, e lo facciamo davanti a questo spiedo che sta ancora girando e che presto andremo a gustare anche per voi. Allora, siamo con il presidente di Civiltà Rurale. Abbiamo fatto queste 20 puntate completamente diverse al primo ciclo. Sì, quest'anno abbiamo voluto dedicare una buona parte delle puntate, quindi diciamo il ciclo, alle acque, perché abbiamo sempre ritenuto che l'acqua è una risorsa importante per l'agricoltura e per il territorio. Indispensabile. Indispensabile. È una risorsa perché comunque abbiamo visto serve per l'abbeveramento del bestiame, quindi l'agricoltura, serve per l'irrigazione, serve per gli acquedotti, quindi per anche l'alimentazione umana. Nello stesso tempo l'acqua è un bene che, se non va regimato, può creare problematiche, quindi siamo andati a trovare il dottor Mille dell'AIPO, dove abbiamo visto tutto il lavoro che loro fanno per evitare le inondazioni, quindi gestire le piene. Abbiamo visto, per quanto riguarda la parte della depurazione delle acque, siamo andati a incontrare il dottor Zemello, che ringraziamo, dove abbiamo appunto affrontato il discorso della depurazione delle acque, perché l'acqua, essendo un bene prezioso, va tutelato, va pulito, va tenuto quindi alla massima qualità. Abbiamo visto gli effetti l'anno scorso dell'inquinamento di un depuratore che non funziona. Abbiamo visto quest'anno invece l'investimento del lato che ha portato ad avere un depuratore, quello di Rovato, che veramente diciamo, ha un po' stupito tutti, ma in modo positivo, perché finalmente si vede l'acqua sporca entrare e l'acqua pulita uscire. Abbiamo incontrato anche il consorzio di bonifica, il Medio Chiese, dove abbiamo incontrato il signor Lecchi, che ci ha spiegato tutto il lavoro che fa il consorzio per approvvigionare l'acqua per gli agricoltori. Nello stesso tempo ha sottolineato, e questo è un fattore molto importante che voglio ribadire, i consorzi di bonifica sono pagati dagli agricoltori, non sono un costo per, diciamo per i contribuenti, perché tutto il lavoro di pulizia dei canali, di reperimento dell'acqua e di gestione dei canali è tutto a carico del consorzio, pagato dagli agricoltori. Abbiamo incontrato poi anche il signor Dioni, col quale abbiamo parlato delle stesse problematiche di bonifica del consorzio Biscia Chiode Prandona, dove lui è il tecnico gestore. Abbiamo poi affrontato altri argomenti sulle acque, abbiamo visto nei luoghi storici i mulini e quindi come possono essere valorizzati questi luoghi per la produzione di energia elettrica, applicando quindi un mini idroelettrico, diverso ovviamente da quello del Medio Chiese, dove avevamo invece una vera e propria turbina e quindi produzione di energia elettrica, perché le portate sono decisamente superiori. Pertanto abbiamo visto che l'acqua svolge un ruolo fondamentale nella vita del nostro territorio. Ricordiamoci però che è importante anche la regimazione delle acque, quindi la tutela del territorio, perché l'acqua è un bene ma può anche creare grossi problemi all'agricoltura ma anche alle popolazioni. Allora, noi ci troviamo nel bellissimo mulino di Motella e con Davide facciamo anche un ragionamento diverso, perché non solo le acque in questo percorso di Civiltà Rurale, ma anche un discorso culturale legato proprio alle tradizioni, alla cultura rurale. Peppe, giustamente siamo qua di fronte a questo spiedo perché in una puntata abbiamo, come Civiltà Rurale, proprio voluto difendere la tradizione e la legge che purtroppo proibisce gli spiedi a livello della ristorazione, con grosso danno per i ristoratori. Noi questa sera ci troviamo in questo splendido mulino antico, non siamo in un ristorante, siamo tra amici e in una casa privata, quindi possiamo gustarci questo bellissimo spiedo di allodole alla faccia di chi ha voluto proibire questo piatto tipico bresciano e bergamasco. La nostra difesa è non tanto per il discorso dello spiedo, ma la difesa è stata fatta perché questa normativa, come tante altre normative abbiamo visto nel ciclo delle nostre puntate, sono andate ad inficiare il tessuto produttivo, il reddito. Togliere lo spiedo vuol dire togliere ai ristoratori un piatto tipico
che, come abbiamo confermato anche al caricatore in quella puntata, porta gente da Varese, dal Piemonte, dalla Liguria, vengono ad assaggiare questi nostri prodotti tipici, e l'abbiamo sottolineato là. Lo spiedo è nato dalla civiltà rurale, perché una volta nella pianura padana c'era solo la farina e la proteina veniva dagli uccellini e quindi dalla caccia. E allora siamo alla conclusione con Gianfranco, perché Gianfranco è stato un po' l'anima di molte puntate, di tantissime puntate. Abbiamo toccato anche aspetti molto delicati, come ad esempio quello dei visoni. Sì, Beppe, è vero, noi come civiltà rurale, come gruppo civiltà rurale, siamo orgogliosi di far vedere quelle che sono un po' tutte le realtà, e anche l'allevamento dei visoni costituisce una delle ennesime eccellenze del nostro territorio. E non capiamo perché un'attività agricola e zootecnica come quella, a maggior ragione quando tutto il mondo ci richiede il prodotto fatto in Italia, debba essere demonizzata senza essere conosciuta e debba andare nel dimenticatoio. Anzi, c'è una parte, una frangia, quella animale ambientalista, che si comporta proprio in maniera da terroristi nei confronti di questa gente qua che lavora onestamente tutti i giorni. E poi un altro aspetto che volevo sottolineare, ha parlato benissimo Davide del discorso dello spiedo, ma più in generale il nostro territorio, l'agricoltura, la zootecnia, le aziende agricole non sono il giardino verde di qualcuno, sono una parte fondamentale della produzione italiana, del PIL, e siamo stufi di essere presi a bastonate perché qualcuno deve venire a fare le scampagnate o le corse in bicicletta. Qui noi ci siamo nati, vissuti, ci siamo, e vogliamo continuare a lavorare, a produrre e a vivere secondo le regole, e a difendere, soprattutto a difendere, perché siamo veramente messi male, perché ci stanno rompendo le ossa da tutte le parti, purtroppo. Cercare di far capire veramente alla gente che non è come gli viene mostrato, non è come gli viene detto ciò che siamo noi e il territorio in cui viviamo, ma è ben altro. Prendi l'esempio anche i luoghi storici, la cultura del nostro territorio, che abbiamo fatto vedere più di una volta. Ecco, abbiamo sintetizzato al massimo quelle che sono state le 20 puntate di Civiltà Rurale di quest'anno. Adesso vi lasciamo proprio a una sintesi, a una carrellata di queste puntate che abbiamo mandato in onda. Ci segnalano che la polenta è pronta, quindi possiamo anche togliere lo spiedo qui dal fuoco, che sta ormai è pronto. Poi ritorneremo, perché ci sarà da parlare anche di altri aspetti, ad esempio il collegamento fatto con Wilderness, con Santino Olini, questa sinergia che si è creata tra Civiltà Rurale e Wilderness. Comunque adesso noi andiamo a gustarci lo spiedo, io non so cosa fate voi, però vi lasciamo a questo bellissimo servizio. American Genetics, la sintesi dell'esperienza americana e la forza della ricerca nel creare ibridi di mais. Avicola Monteverde, passione italiana dal 1950. Laini Fratelli, da 30 anni al servizio dell'agricoltura. Azienda agricola Santina Francesco, allevamento e vendita animali da cortile, vivi e macellati, in località Ferolda, a Barbariga, Brescia. Telefono 030 9718 865. In questo servizio vogliamo ripercorrere insieme a voi quelli che sono stati i principali appuntamenti di questo secondo ciclo televisivo di Civiltà Rurale, la cui parte iniziale è stata dedicata all'acqua, che deve tornare ad essere una risorsa. L'acqua è un bene prezioso ed è indispensabile per l'agricoltura e quindi per l'uomo. Siamo partiti da Mantova, dalla sede dell'AIPO, dove con l'ingegner Mille abbiamo potuto comprendere quale funzione venga svolta dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po,
ente strumentale delle quattro regioni che raccoglie l'eredità del disciolto magistrato per il Po, istituito nel 1956, e cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggior bacino idrografico italiano, occupandosi essenzialmente di sicurezza idraulica, di demanio idrico e di navigazione fluviale. Per parlare di acqua abbiamo poi visitato il consorzio di bonifica del Chiese, che si occupa della difesa idraulica. La rete di canali di cui il territorio consortile è dotato ha prevalentemente una funzione promiscua di irrigazione e nei momenti di particolare instabilità della situazione meteorologica di colatore delle acque di piena provenienti dai centri abitati e dai torrenti montani e collinari. Il comprensorio del Chiese è suddiviso dal fiume Chiese in due ben distinti sottobacini, nei quali si sviluppano i canali principali di bonifica e di irrigazione, uno denominato Naviglio Grande, bresciano, in sponda destra del fiume, con derivazione dallo stesso in comune di Gavardo, fino alla periferia sud della città di Brescia, e l'altro in sponda sinistra, denominato Roggia Lonata, promiscua, che si diparte dal fiume Po, in località Cantrina di Bedizzole fino alla località Salago, diramandosi poi in due canali che portano le loro acque di irrigazione nei comuni di Montichiari, Calcinato, Bedizzole, Lonato e nel territorio dell'Alto Mantovano. Per concludere il discorso relativo all'acqua, abbiamo poi incontrato l'ufficio d'ambito di Brescia, l'ATO, che ha nelle sue competenze principali l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali, inclusa la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato. Con l'ATO di Brescia abbiamo poi visitato e dedicato una puntata, insieme ai tecnici di AOB2, al depuratore della Franciacorta, una grande opera da 26 milioni di euro attesa da anni al servizio delle comunità locali. Un impianto moderno che serve ben 8 comuni della zona per un totale di 60.000 abitanti. Le puntate di Civiltà Rurale hanno poi affrontato tematiche diverse, a volte anche molto delicate, come quella dell'allevamento dei visoni. Abbiamo visitato, visto e documentato uno degli allevamenti più grandi della Lombardia, di questi animali da reddito, facendovi vedere tutto il ciclo produttivo, dall'allevamento al mantenimento di questi animali, sino alla commercializzazione delle pelli, un'attività spesso contestata, ma che fa parte, come tante altre, della ruralità e del territorio, che offre reddito e occupazione. Sempre in tema di allevamento di animali da reddito, siamo stati poi a Barbariga per mostrarvi l'attività svolta da Francesco Santina. La ditta di Santina Francesco Allevamento Animali da Cortile si contraddistingue da 20 anni sul mercato per professionalità e qualità nell'allevamento di tutti gli animali da cortile, pulcinotti, polli, faraone, anatre e altro, allevati a terra con prodotti genuini e controllati costantemente dagli organi competenti per garantire al consumatore l'assoluta sicurezza del cibo che arriverà poi in tavola. Anche in questo secondo ciclo siamo tornati alla Monteverde per visitare la nuova linea dei cotti. Vogliamo ricordare che l'avicola alimentare Monteverde della famiglia Crescenti è sempre presente sul mercato dal 1950, un'azienda ad integrazione verticale che sviluppa il prodotto avicolo a ciclo continuo. La linea dei cotti è l'ultima nata e sta già ottenendo un buon successo di tutti i suoi prodotti garantiti da un'alta qualità. In questa edizione di Civiltà Rurale abbiamo poi visitato l'allevamento dei manzi da carne dei fratelli Bertola a Torbiato di Adro, dove abbiamo potuto vedere le varie razze di giovani tori in allevamento, un'attività agricola da reddito che i fratelli Bertola hanno completato con la viticoltura e la produzione di vino e con un agriturismo che propone i piatti tipici della brescianità, compreso il famoso manzo all'olio. Proseguendo nel cammino delle puntate, ci siamo poi dedicati al territorio, dove nella zona tra Barbariga e Quinzano c'è una ZRC tenuta molto bene, nella quale l'habitat consente il ripopolamento di selvaggina. Con il sindaco e con alcuni rappresentanti del posto abbiamo documentato anche gli interventi fatti sul territorio e alcuni aspetti storici recuperati, conservati molto bene e restituiti alla comunità.
Molto dibattuto nei mesi scorsi il grave problema delle nutrie e Civiltà Rurale non poteva esimersi dal toccare questo argomento. Con il sindaco di Quinzano e con un esperto abbiamo documentato i gravi danni che le nutrie, ormai senza controllo, arrecano al territorio e all'agricoltura. Un problema che solo da poche settimane ha trovato parziale riscontro in regione, dove è stato pianificato un piano di eradicazione controllata. Le nutrie, oltre alle buche scavate nei fossi che provocano dissesti e frane, mettendo a repentaglio la sicurezza di chi transita con i mezzi agricoli, devastano i raccolti e sono portatrici di malattie. E poi i famosi casoncelli di Barbariga, un'eccellenza della gastronomia bresciana che riscuote tantissimo successo anche oltre provincia. Con gli amici del casoncello vi abbiamo mostrato come vengono preparati con cura e passione i famosi casoncelli bresciani. L'impasto per il ripieno, la sfoglia della pasta abilmente tirata, la manualità di chi lavora, l'essiccatura e la loro commercializzazione. Il casoncello di Barbariga è a pieno titolo una delle prelibatezze della nostra cucina. Per restare in tema gastronomico, abbiamo fatto visita alla Cabre, dove grazie alle nostre telecamere vi abbiamo offerto uno spaccato della produzione del grattugiato e del provolone. La Casearia Bresciana Cabre è una società cooperativa agricola costituita nel 1954 e partecipata da circa 80 aziende agricole, operanti quasi tutte nella provincia di Brescia, che ogni giorno fanno confluire in azienda la loro produzione di latte, latte che poi viene lavorato e trasformato prevalentemente in grana padano e provolone. In questa seconda serie di Civiltà Rurale abbiamo poi toccato un argomento nuovo e molto interessante, e cioè la formazione dei nuovi periti agrari. Per farlo abbiamo visitato l'Istituto Pastori di Brescia, che rappresenta in Italia una delle migliori scuole secondarie del settore. Nel corso del quinquennio di studi, gli studenti del Pastori compiono un percorso molto qualificato, avendo a disposizione strutture agricole e laboratori per fare esperienza. Dopo il diploma si apre loro la porta del lavoro nelle aziende agricole oppure proseguono gli studi con l'università nelle varie specializzazioni. Cabre, cooperativa agricola casearia bresciana. Bontà della natura dal 1954. Borgovet, salute animale e agricoltura. La risposta rapida alle nuove malattie che minacciano gli animali da reddito. Agriturismo Bertola, il gusto e la tradizione della cucina bresciana. A Torbiato di Adro, in provincia di Brescia. Telefono 030 74 57 947. Azienda agricola Arisi Mario e Figli, dall'allevamento alla produzione di salumi nostrani e vendita mezzene. A Bagnolo Mella, in via Ghedi 6. Telefono 030 62 15 24. Civiltà Rurale è scesa in campo per difendere e sostenere la tradizione dello spiedo bresciano, che con un colpo di spugna a sorpresa è stato bandito dai ristoranti e da tutte le trattorie. Una legge vergognosa che non trova riscontro in nessuna giustificazione plausibile e che mette a repentaglio centinaia e centinaia di posti di lavoro. Lo spiedo, la tradizionale polenta e uccelli sono il simbolo della tradizione bresciana ed è giusto impedire che la politica compia uno scempio simile solo per far piacere a qualche animalista. Non poteva mancare una puntata dedicata alla caccia e all'antichissima tradizione della falconeria. Con Franco Gaeti, allevatore professionista di falchi, vi abbiamo fatto vedere come si cacciano fagiani e starne nel rispetto delle leggi venatorie. Una puntata che è piaciuta moltissimo e che ha messo in evidenza un altro aspetto della ruralità. In questi mesi si è sancita una nuova forte e solida sinergia, quella tra Civiltà Rurale e Wilderness, con gli amici Mantovani e Olini della sezione Wilderness Fiume Oglio e con la presenza di Gianfranco Baroli abbiamo dedicato una puntata a questa collaborazione, visitando un'area Wilderness molto bella nella quale, nel rispetto dell'ambiente, dell'agricoltura e della tradizione, è possibile anche praticare l'attività venatoria. Ma questo è solo l'inizio di un cammino comune tra i due sodalizi per creare ambiente e territorio.
Le ultime due puntate di Civiltà Rurale sono state molto interessanti, poiché si è voluto toccare anche l'argomento della cultura, delle antiche tradizioni e del recupero dei beni sul territorio, per continuare ad avere una memoria storica di come era la civiltà rurale nei tempi passati. Abbiamo visitato due antichissimi mulini recuperati e restituiti alla comunità dai loro proprietari, che rappresentano un altissimo valore storico, ora visitabili anche delle scolaresche in forma didattica. E abbiamo documentato il recupero di un antico borgo destinato a dare vita a moltissime iniziative, culturali ovviamente, per poi concludere il percorso nell'antica pieve della Formigula a Corticelle. Questo è stato il cammino di questa seconda edizione di Civiltà Rurale, ma presto cominceranno le riprese del terzo ciclo, per cui il nostro è solo un arrivederci, a presto. E dopo aver consumato questo buonissimo spiedo qui tutti insieme, siamo arrivati davvero al momento dei saluti. Si chiude qui questo ciclo di Civiltà Rurale, questo secondo ciclo. Però una considerazione su quello che abbiamo gustato, su quello che abbiamo mangiato questa sera, la voglio far fare a Davide Lombardi. Beppe, giusto, abbiamo fatto delle considerazioni in questa ottima cena e volevamo far presente a chi ci sta ascoltando che, come tutti noi, ogni mattina ci dobbiamo alzare e dobbiamo ringraziare il mondo agricolo che coltiva la terra e quindi ci dà la possibilità di produrre lo zucchero, il latte, il caffè, le stesse chiacchiere che abbiamo gustato stasera, il vino dalla nostra zona d'Oca e Capriano del Colle. Ringraziamo i produttori che sono sempre vicini alla nostra trasmissione. La frutta, quindi la carne che è stata utilizzata per lo spiedo, quindi da parte di allevatori di carne, allevatori di suini, di vacche, quindi tutti danno il loro contributo e noi tutti dobbiamo ogni mattina ringraziare il mondo agricolo, perché dall'agricoltura viene il cibo e il cibo dopo l'aria è quello che all'uomo serve, perché se vuoi vivere serve l'ossigeno, l'aria sana, ma se non ti nutri non puoi sicuramente vivere. Allora, nell'introduzione io avevo accennato a questa nuova sinergia che si è creata in quest'anno, in queste 20 puntate di Civiltà Rurale, tra Civiltà Rurale e la Wilderness. E qui abbiamo Mantovani, che è il presidente della Wilderness. Allora, facciamo un bilancio di quello che è stato quest'anno e il fatto che siete andati a braccetto con Civiltà Rurale. Civiltà Rurale ci ha dato una mano per i nostri scopi, per le nostre aree, cercando aree, visto che loro sono sul territorio, sono legati al territorio, e insieme a Olini, che magari poi illustrerà l'ultima, cioè la nuova area di Borgo San Giacomo, io sono contento di essere stato invitato a questo tavolo insieme a amici veri legati al territorio e legati al mondo ambientalista. Santino, è Civiltà Rurale, Wilderness, una nuova sinergia che avrà un grande futuro? Io direi di sì, che avrà un grande futuro, perché entrambi ci occupiamo del territorio, ci occupiamo, come ripeto sempre, con competenza, ci occupiamo di ambiente vero e quindi anche di tradizioni. La serata di questa sera è la dimostrazione che stiamo rispettando una grande tradizione bresciana. Sì, voglio ringraziare sicuramente gli sponsor che ci hanno permesso di fare questa bellissima trasmissione, queste 20 puntate, augurandomi che per il futuro ci siano altri sponsor che possano darci la possibilità di continuare con questa nostra importante avventura. Ringrazio RB Media, che ci ha permesso quindi e ci ha seguiti in tutte queste trasmissioni, e devo ringraziare anche tutto lo staff di Civiltà Rurale, quindi tutti quelli che sono messi a disposizione, hanno dedicato tempo, hanno tolto tempo alle famiglie e anche al proprio lavoro, appunto per girare e organizzare le trasmissioni. E io ringrazio personalmente, a nome di tutti, anche Gianmario Andrico, che ci ha ospitato in questo bellissimo mulino qui di Motella, ma anche Renzo Baratti, che ha preparato per noi questo gustosissimo spiedo. Siamo arrivati davvero alla conclusione. Un ringraziamento ancora a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, che hanno creduto in questa trasmissione, che continueranno a crederci, oltre magari a quelli nuovi che faranno il loro ingresso. Ma a questo punto il saluto definitivo lo facciamo con un brindisi con i vini locali bresciani. Un saluto a tutti. Civiltà Rurale tornerà a settembre sempre su questi schermi. Ciao a tutti, grazie.